Pare se vuoi no. Allora, intanto un applauso a Francesca per queste immagini. Ad accompagnarti, diciamo, a fare da voce narrante, se così si può dire, è un soldato che in maniera abbastanza così disincantata ti racconta questi 8 anni. Sì, che racconta questi 8 anni, Diego, ma ci racconta anche uno scollamento delle guerre, che è la distanza tra chi le guerre le combatte e chi le guerre le subisce. Le donne, i ragazzi dicono perché, dov'è il senso di tutto questo? Io sono russa, loro sono russi, io ero bambina durante l'ultima guerra e lui dice: ho lasciato 3 figli a casa e non li ho lasciati a casa per tornare a mani vuote. Rivogliamo la nostra terra. Ecco, quando parlo di solitudine, la solitudine è anche dare un senso diverso alla parola terra, che per chi combatte è sinonimo di conquista e che per chi subisce è sinonimo di perdita. E tra l'altro può capitare, andando in giro, di imbattersi appunto in cadaveri o non so se fosse comuni o comunque qualcosa che ci somiglia. Erano quelli lì specificamente, erano 11 cadaveri di soldati, secondo le uniformi che indossavano dovevano essere separatisti delle repubbliche di Donetsk e Lugansk, che sono nelle aree intorno Kharkiv, quindi quelle appena liberate dalla controffensiva ucraina. Andiamo avanti, la signora che ti parla. La signora che mi parla è nei villaggi intorno a Kherson, che sono case come quelle che avete visto, del tutto disarmate, se vogliamo usare questo termine inappropriato rispetto alle case dei civili, e non adatte a proteggere le persone come lei, che sono le prime vittime sempre delle guerre. Andiamo avanti. Мені було 4 роки, то нас вивозили гарбами до Дніпра. А тоді у Дніпрі були теж німці, і нас назад привозили в село своє. І тут були німці. Тоді ще не розуміли, що 4 роки. Ця жіночка винна в чому? Да? 85 років жінці. І оце не воєнних нема, не солдатів немає, а біда. Де? Шумить. Вивалило їх те. Я там спала. А вчора я до племениці ходила. То я там, де ам'яки, там у порібі була. Це дуже важко, то якась наче легше було. А це так стріляють, що, звісно, як стріляють, страшно. Так, як бабахне, так аж у вухах дзвенить. Якщо прямого не буде, захисти. Якщо пряме, ну то я не хочу це казати. Це погано. Якщо кажуть, що якщо свистить, то добре, то ти чуєш. Якщо ти не чуєш, то ти вже все. Ти вже й не почуєш. Так що поки свистить, все окей. Thank you.
You can see in the outside building with 16 floors. It's like five upper floors are completely black. Just some people will stay in here because of our flats. And we don't want to leave this place, so. Questa era una scuola, qui c'è scritto suonare. Really? Really, I learned English here and basically so much stuff happened here. I miss my friends, my cats, and my normal life is my flat where I was originally. I miss my study because I was studying really hard. It's a really bad place for mental health, for physical health, and yeah, it's very dirty here, but we don't have any place. Sleeping on these beds, like we just made them. Our daily life is usually, we just hoping to survive more. Like one day ago, and six massive noises come my life. Freedom means for me that I can go on any place what I want and don't see some damages. Don't see scared people and don't like hear some noises and basically Alex, sì. Senti, noi quando dicevamo lunga, lo facevamo tipo dopo due giorni di conflitto, dopo tre giorni, e ovviamente una settimana ci sembrava già troppo, figuriamoci due mesi e mezzo. Adesso che stiamo appunto più o meno intorno ai due mesi e mezzo di conflitto, quando si parla di guerra lunga, hai idea di che cosa si possa intendere oppure no? Si può intendere una guerra a bassa intensità, come dicono gli analisti, Diego, che significa in questo particolare frangente che secondo me ci saranno delle fiammate di questa guerra, delle singole battaglie, e poi ci sarà una guerra parallela, che è quella fatta sullo spirito di queste persone, delle anziane, dei ragazzi che vivono ancora sottoterra perché spaventati da un dopoguerra in chiaroscuro. L'ultimo ragazzo che abbiamo visto vive in una zona di Kharkiv, la seconda città del paese vicina al confine russo, che è in teoria stata liberata, ma per lui questa parola, questa frase, in teoria stata liberata, non significa niente e soprattutto non significa sicurezza. Il rischio poi di una guerra lunga è che diventeremo distratti. E a questo proposito, ricollegandomi a quello che ha detto Marco, vorrei spendere delle parole su in abuè e tre da queste, da queste parole che ha detto in un'intervista del 2021, che raccontano di lei, racconta della voce limpida e attesa che è stata nelle case. Lei, ricordiamolo, palestinese americana cristiana, che oggi è stata celebrata dalle migliaia di persone che abbiamo visto. Diceva: non dimenticherò mai l'enormità della distruzione, la sensazione che la morte fosse vicina. Abbiamo lasciato le nostre case, preso le nostre macchine fotografiche, ci siamo spostati da un posto all'altro attraverso posti di blocco, sentieri tortuosi. Abbiamo dormito negli ospedali con persone che non conoscevamo e nonostante i pericoli abbiamo continuato il nostro lavoro giornalistico e di reportage. È successo nel 2002, raccontando dalla Cisgiordania sotto il fuoco massiccio della forza di occupazione militare, sotto gli attacchi più gravi dal 1967. Nei momenti difficili ho superato la paura, ho scelto il giornalismo per essere vicina alla gente e sapevo che non sarebbe stato facile cambiare la situazione, ma almeno sono riuscita a portare la voce dei palestinesi nel mondo. C'è riuscita, quei palestinesi erano lì oggi a portare tributo, sono stati assaltati, sono stati presi a manganellate perché sventolavano la bandiera palestinese che, ricordiamolo, è vietato portare dallo Stato di Israele durante le manifestazioni
è in piazza. Ed è per questo, per la pulizia della sua voce, che dobbiamo chiedere da oggi giustizia per Shirin Abu Akleh. Grazie Francesca. Grazie a voi. Per il tuo racconto e per queste ultime parole. Ci diamo appuntamento fra una settimana. Francesca Mannocchi. Andiamo in pubblicità, poi torniamo. Propaganda Live, tra poco. Rimetti in circolo i mobili che hai amato di più. A poco puoi avere molto per la tua vita e quella del pianeta. Azzera la fretta e cancella le distanze su navi ancora più comode, spaziose ed ecologiche. Vai su grimaldilines.com. Grimaldi Lines. Libera la tua voglia di viaggiare. Di Expert risparmi anche molto tempo. 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Anche oggi missione compiuta. Yakult, piccola bottiglietta, grande missione. Cosa puoi fare grazie a un mutuo che inizi a pagare dopo un anno? Puoi dare due mani di vernice o farti dare una mano da un imbianchino. Ma soprattutto puoi iniziare subito a vivere la tua nuova casa. Perché con il mutuo Crédit Agricole la prima rata è dopo un anno. Aperitivo a bordo del Milano-Roma non stop. Italo is magic. Per noi di Dorelan, il benessere ha origine da un materasso che fa la differenza. Approfitta degli sconti al 40% sui materassi della linea benessere. Hai tempo fino al 28 maggio. Dorelan, dormire bene, vivere meglio. Con la mamma, a merenda, facciamo le magie insieme. Polvere di luna, sbuffo di vulcano, gocce di nuvola. C'è una magia che ti sorprende sempre. Ta-da! È quella di Kinder Cards. Due sottili e croccanti biscotti che racchiudono un sorprendente ripieno cremoso al latte e cacao. Kinder Cards, la biscomagia di Kinder. Come quella volta che avevo appena comprato lo smartphone nuovo e... Assurdo, ne ho vinto un altro! L'ho messo in vendita su eBay e lo ha visto mezzo mondo. Tipo Marta, che fa tutorial. Su eBay puoi vendere tutto, perché trovi milioni di persone con milioni di interessi. eBay, un'altra storia. Tu ci metti la passione, ma quando la stanchezza diventa un ostacolo, ci pensa a Supra di Ricarica. Una formula completa con 13 vitamine, 9 minerali e un alto dosaggio di vitamine B, ricarica il tuo livello di energia. Supradin, dai forza alle tue passioni. I miei limiti arrivano fino a dove i miei occhi possono guardare. Con le mie lenti progressive Varilux ho una visione fluida da vicino a lontano e metto a fuoco ogni dettaglio. Con Varilux hai la garanzia casco inclusa nel prezzo per 2 anni. Varilux, le lenti progressive di Essilor. I purificatori Dyson non catturano solo polveri ultrafine e allergeni. Il filtro